tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Napoli per assaggiare tutti i piatti tipici napoletani. Partiamo subito con un dolce, visto che stamattina non ho fatto colazione proprio perché volevo riuscire a mangiare quanto più possibile. Ci siamo fermati in questa pasticceria la cui specialità sono i fiocchi di neve. Visto che stiamo nel periodo natalizio, ovviamente non potevo che non assaggiare anche i dolci tipici. In questo caso ho scelto un mostacciuolo. Andiamo a dare il primo morso perché sono troppo curiosa! Ecco, se è troppo buono te lo dico, ne vado a prendere un altro. Ma prendiamo un altro 50! Ah. Ma cos'è? Non vi vestite di nero se dovete venire a mangiare i fiocchi di neve, perché poi vi ritrovate innevate. Adesso assaggiamo il mostacciuolo. Piccoli incidenti di percorso, non sapevo che il mostacciuolo in realtà fosse cemento armato. Nel complesso buonino, però non mi fa impazzire, non lo riprenderei. Fiocco di neve? Mazza, non lo porto più perché ho paura. Riguardo il fiocco di neve, devo dire, mi è piaciuto tantissimo e forse potrebbe battere la delizia al limone, però non lo so, la devo rimangiare. Ci vediamo dopo con il prossimo assaggio. Preparatevi perché oggi mangeremo tantissimo. Seconda tappa di questo tour culinario di Napoli è Zia Esterina Sorbillo. Non potete capire la fila che c'era per prendere la pizza fritta. Davvero impressionante, mai fatta una fila del genere. Guardate il ripieno. Ho preso la versione di pizza fritta prettamente napoletana, l'originale, ovvero con i cicoli, la ricotta, il pomodoro e la provola. Andiamo ad assaggiarla. Quello che mi fa impazzire è la ricotta e la provola, ovviamente. Eccezionale. Siamo venuti da Mary a prendere una sfogliatella super bollente. Sente molto la cannella, buonissimo veramente. Michela gentilmente mi ha offerto di assaggiare la sua pasta di mandorle, quindi non mi posso rifiutare. Ecco Luria! Per me vincerei. Si sa che io ho un amore innato per la pasta di mandorle, quindi adoro. Stranamente ho del cibo in mano, avevate dubbi? Abbiamo qui una montanara, perché Christian era tutto il giorno che voleva questa montanara, ovvero una pizza fritta con sopra pomodoro e mozzarella. In questo caso c'è anche una foglia di basilico. Mentre qui abbiamo una croquette, ovvero una crocchetta di patate con all'interno mozzarella, che ora vi farò vedere. A livello di quell'altro? L'impasto secondo me è gommoso, molto. Andiamo ad assaggiare intanto la croquette, così qui faccio dare qualche morso a Christian, almeno mi arriva alla parte succulenta. Sembra troppo su di sale, ma non lo so, magari sono io. C'è del prezzemolo, pepe c'è, forse è il pepe allora che le dà questo sprint, però per me è troppo salatino, nel senso già una grande mi stuferebbe. Sapete il mio amore infinito per il pomodoro, quindi buono, però vi rimane sempre poi in bocca da masticare la pasta della pizza, quindi non lo so, non me ne mangerei mai una intera, questo sicuramente. Infatti è per questo che c'è Christian, sì!
È arrivato un pezzo inaspettato, ovvero la melanzana fritta. Wow! Visto che mi avete sgridato, che vi ho portato la ricetta delle melanzane alla parmigiana light, almeno stavolta vado a mangiare la melanzana fritta. Secondo me in questo posto non sanno fare né la pastella né la pasta, mi dispiace, bocciato. Con Napoli non c'entra nulla, però appena ho letto bagel ovviamente non potevo non fermarmi. Quindi andiamo a assaggiare immediatamente questo bagel perché ne ho voglia. Il bagel è buonissimo, guardate. Wow. Guardate dietro. Sbrodolini. Il cibo di Napoli è un po' troppo complicato da mangiare per me comunque. Siamo venuti da Monidei Caffè per assaggiare questa bellezza, guardate qui, il caffè Rocher, ragazzi, wow! Però mi ricorda e non mi ricorda il Ferrero Rocher, non saprei dirvi. Vado ad assaggiare anche la cioccolata calda di Christian. Adesso assaggio anche il brownie di Michela, che ci è rimasta male perché ha ordinato la cosa più semplice. Vabbè, ma è carino, dai, secondo me potrebbe essere buono, sperando non sia troppo dolce. Adesso guarda. Siamo venuti a Spacca Napoli ed ovviamente non potevamo non assaggiare il babà. Naturalmente mi sono sporcata tutto. No, tutto sulla sciarpa. Ma perché? Ormai lo sapete che mi chiamano Sbrodolina, quindi. Comunque i babà come a Napoli non li trovate da nessuna parte perché... Sono una cosa eccezionale. Siamo venuti da Leopoldo Infante per provare un tarallo, sugna e pepe e una mini porzione di struffoli. Andiamo ad assaggiare il tarallo, non ci fate caso, ma se mi vedete un po' strana è perché c'è tutta gente che passa e che guarda, giustamente. Andiamo con lo struffolo perché qui sono situazioni abbastanza particolari. Ci abbiamo pure il sottofondo musicale. Molto buoni, non me l'aspettavo così. Adoro, lo struffolo è il mio preferito finora di queste sfizioserie dopo il babà. Ottimo, andiamo, scappiamo, scappiamo. Mentre camminavamo per via dei tribunali abbiamo visto la friggitoria dal presidente. Siccome l'avevo già sentito, ho pensato di prendere una frittatina di pasta, visto che ancora non l'avevamo assaggiata per oggi. Quindi andiamo. Mi aspettavo qualcosa di completamente diverso, invece ragazzi eccezionale, consigliatissima. Non so se siano tutte così, ma dal presidente la frittatina di pasta super consigliata. Ultima tappa di questo tour culinario, dopodiché non ce la faccio più, sto esplodendo. Stavolta non prenderemo nulla di tipico napoletano, ma ci siamo fermati per spizzicare qualcosa, bere e soprattutto mangiare qualche verdura e fare la tappa alla toilette. Abbiamo chiesto delle patatine stick, inizialmente pensavamo fossero surgelate, invece no, sono fresche fatte in casa, quindi punto a favore. Bello che ci sono arrivate per 4 euro 200 kg di patatine.
adoro. E adesso arriveranno anche delle verdure grigliate per me, mentre Cristian ha preso parmigiana, come al solito lui è sempre leggero. Mentre adesso vi faccio vedere anche l'altra parte del tavolo, che hanno preso polpettine fritte con fonduta, che sembrano eccezionali. Guardate quanto sono belle. Grazie mille. Wow, guardate qua, questo sì che era il piatto che volevo. Poi c'è un toast, prosciutto cotto e formaggio che non mangio da una vita. Dopo fritti, dopo formaggi, dopo paste, finalmente mangio della verdura. Quindi a Napoli abbiamo scoperto si può mangiare anche la verdura, sì. Però il piatto di Cristian, devo dire, per quanto mi andassero le verdure, è veramente invitante. Abbiamo parmigiana di melanzane, melanzane a funghetto e funghi champignon saltati. Ma che goduria. Quindi adesso mangiamo, ci sbrighiamo anche, perché altrimenti perdiamo il treno. Visto che in questo video ho assaggiato ogni piatto mangiato, a questo punto vado a fare l'assaggio di una zucchina e ce lo facciamo bastare, tanto voglio dire, le verdure grigliate, come le fai, sono ottime. Queste in particolare sono buonissime perché hanno una punta di peperoncino proprio come le faccio io. Bene, per questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi vlogmas, prossimi video a tema culinario. Come sempre vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Ciao!